dopo tanto sei riuscito a portare via un punto in trasferta, ma al di là di questo, se la tua squadra è stata applaudita, forse un applauso in più per rabbia contro la squadra viola. Ecco, Mondone, a questo punto del campionato, ormai purtroppo hai pagato un'esperienza. Questa esperienza come si è stata in questo massimo campionato? Cioè, ti può essere utile anche per il futuro, perché sappiamo che nella Cremonese hai dato un bellissimo calcio, un bellissimo gioco a questa squadra. Ma soprattutto le esperienze negative penso che servano, perché quando le cose vanno bene, quando vinci sempre, come nel calcio, ci sono tutti amici, ci sono tutti vicini, perciò è facile stare in un certo ambiente, in un certo modo. Quando perdi invece incominci a vedere la gente che si allontana e bene o male ti trovi da solo a controbattere diverse situazioni negative. Diciamo che quest'anno, perdendo spesso e volentieri, mi sono trovato spesso e volentieri da solo a dover controbattere situazioni abbastanza delicate. E ti dirò che questo mi è servito soprattutto ad accrescere questa mia esperienza, appunto a livello della professione che faccio, e mi auguro che in futuro soprattutto questo campionato negativo per quanto riguarda la classifica mi possa insegnare o mi abbia insegnato più di tanto. Ecco, nella partita di andata, trovandoci a Cremona, così dicevi, non riesco a capire come mai questa Fiorentina non riesce a decollare, ma sono convinto perché gli uomini ci sono e non possono fallire, purtroppo hanno fallito. Cioè, dall'altro, la tua esperienza, calcio ne hai, come suol dirsi, masticato tanto. Come si può veramente una squadra con grossi giocatori trovarsi in questa condizione? Oggi una sconfitta potrebbe mettere la Fiorentina veramente nelle pericolanti di retrocessione. Ma è un discorso difficile da fare, perché bisognerebbe conoscere la situazione dal di dentro e non dal di fuori, come al limite la posso conoscere io. Ti dirò però che le mie parole sono parole di un tifoso della Fiorentina, e penso che il tifoso debba a questo punto sapere chiudere gli occhi, sapere passare sopra e pensare al domani, sperando, augurandosi, come me lo sto augurando io, che il domani soprattutto per la Fiorentina sia denso di soddisfazioni per i ragazzi che vi giocano e per chi come me, bene o male, è tifoso di questa squadra. Ecco, come tifoso non di panchina, ma come tifoso di curva, oppure di tribuna, più di curva, non ha valore però, ecco, ti senti tradito? Ma tradito, penso che il tifoso sotto sotto non si senta mai tradito, perché essere tifoso di una squadra vuol dire credere, vuol dire aver fede in questa squadra, e uno che ha fede non può sentirsi tradito, al di là dei risultati, al di là di tutto quello che può capitare. Perciò ti dico che sotto sotto, da tifoso, soprattutto di curva, non mi sento affatto tradito da questa squadra, anzi è sempre un piacere vedere questa squadra, anche quando, come oggi, magari fa fare bella figura la squadra avversaria. Ecco, Mondonico, così, con chiarezza, con sincerità, è pronto per una panchina di quelle che scottano, di quelle che il pubblico vuole, qualcosa di alte classifiche? È un discorso difficile, complicato. Secondo me la professione a un determinato livello implica dei sacrifici, non solo a livello personale ma soprattutto a livello familiare. Io non mi sento pronto a livello familiare a fare dei sacrifici, cioè soprattutto adesso per me è importante la mia famiglia, sono importanti le mie figlie, è importante mia madre, ed è giusto, normale, logico che i miei cari continuino a vivere nel loro ambiente. Perciò ecco, forse questo mi ha frenato un po' quest'anno nel dover magari accettare le richieste, non dico di panchine che scottano, ma panchine che danno una certa esaltazione, che danno così un certo interesse. Perciò rimango alla Cremonese, contentissimo di rimanere alla Cremonese, sperando magari l'anno prossimo di fare bella figura ancora con questa Cremonese. Ecco, con Mencina, ecco, avete portato via un punto da Firenze, avete portato a testa alta una Cremonese che mette ancora una volta così in difficoltà una Fiorentina, al del fatto che qualunque squadra è venuta a Firenze e ha fatto da padrone. Comunque per la Cremonese, diciamo così, è un punto per dire finalmente anche in trasferta portiamo via qualcosa. Ma era da tanto tempo che inseguivamo un risultato positivo in trasferta, e spesso e volentieri l'avevamo mancato per piccole ingenuità, cose che così sfuggivano alla logica del calcio. Ecco, siamo arrivati qui a portare via questo punto e forse non avremmo demeritato senz'altro qualcosina in più, ecco, anche forse perché nella Fiorentina di oggi così non c'era quel mordente, quello spirito forse di corpo che al limite dovrebbe potrebbe esserci. Cioè, non si chiama certo Fiorentina questa squadra. Purtroppo se non spetta a me giudicare, ecco, noi in campo oggi abbiamo giocato un'ottima gara e forse un pochino anche perché la Fiorentina ce l'ha permesso, ecco, tutto qui. Con Stefano Carobbi, che oggi è ritornato in squadra, poi si è trovato squalificato contratto.
purtroppo questa Fiorentina si trova veramente così in una difficoltà ormai dall'inizio del campionato, una classifica veramente, cioè, diciamo solo deludente, per non trovare qualche altro aggettivo ancora più pesante. Anche ancora una volta la Fiorentina ha deluso i presenti allo stadio, che poi alla fine non erano pochi. Sì, abbiamo un po' deluso perché anche questa volta abbiamo preso subito il gol dopo il fatto essere andato in vantaggio. Il pubblico naturalmente sarà scontento, ma noi non è che lo facciamo con volere, perché il pubblico è stupendo, perché viene sempre allo stadio e fa quello che si sente. Però noi non è, ce la mettiamo sempre tutta, eravamo andati in vantaggio subito e non è che stavamo giocando male. Poi c'è stato quel gol, così anche loro non credo se l'aspettassero, per fare il pareggio, ci ha tagliato un po' le gambe e noi abbiamo dovuto stare un po' più indietro. Comunque vi hanno preso sulla velocità? Sulla velocità, loro hanno corso, stavano bene in campo e non capisco come mai abbiano questa classifica. Noi abbiamo trovato qualche difficoltà solamente però dopo il pareggio. Con Giovanni non vogliamo parlare né del gol né di questa partita di oggi, cioè un campionato che si sta volgendo al termine, che veramente non avresti scommesso nemmeno una lira, oppure qualunque cifra avresti scommesso per una Fiorentina d'alta classifica. Certo, perché dicevo ai giornalisti che mi chiedevano di questa situazione in classifica, pensavo che dopo 10 anni che sono alla Fiorentina, pensavo che i primi anni della mia carriera, cioè quelli che lottavamo sempre per non retrocedere, fossero serviti esclusivamente a formarmi nel carattere e a darmi esperienza. E non avrei mai pensato di poter ritornare con una squadra con questi giocatori a dover toccare il fondo della classifica come siamo in questo momento. Giovanni, un'altra domanda, in questi giorni di nuovo sui giornali Galli, probabile partente così per altri lidi forse con più ambiziosi, i tifosi sono già allarmati, lo vogliamo un po', diciamo, non chiarire perché è la società, però anche te diciamo così devi dare l'ultima parola, queste voci un po' incominciano ad allarmare i tifosi. No, a me, vedi, anche oggi quando all'inizio della partita, che pur essendoci il silenzio dei tifosi, quando sono andato sotto la curva Fiesole, gli ultras e la curva Fiesole hanno nuovamente gridato il mio nome, questo mi ha fatto enorme piacere. Certo che se ci dovesse essere una decisione del genere da parte della società mi dispiacerebbe, perché non sono mai riuscito ad arrivare a certi traguardi e a dare una soddisfazione a questi tifosi. Però certamente siamo dei professionisti e se la società ha delle intenzioni, se la società fa delle decisioni, noi dobbiamo prendere soltanto atto, insomma.